Girato su un fianco, cingo la vita di Naila che dorme profondamente e senza turbamenti. Inalo l'odore che si sprigiona dalla sua nuca, mentre il mio respiro caldo si infrange tra i suoi capelli e la morbidezza delle mie labbra va a esplorare questo suo pezzo di pelle così erogeno. Ha trascorso la notte con me ed è stato di una dolcezza indicibile. È riuscito a trasportarmi in un mondo dove il sesso detiene l'ultimo posto in classifica, lasciando ampio margine a dei sentimenti come la dolcezza e la tenerezza. Adoro ciò che mi trasmette, un uomo così virile, contaminato dalle peculiarità proprie dell'animo femminile, è la combinazione più esagerata alla quale potessi ambire. Mi sento davvero fortunata, vuole proprio me. Nile è bello, appassionato, incredibilmente dolce e determinato allo stesso tempo. Mentre i miei pensieri sono in continua evoluzione, lui si sveglia e mi riserva un sorriso. Buongiorno, Ungaro. Buongiorno, Balsamo. Rispondo con la certezza di sentirmi una privilegiata perché ho al mio fianco Mr. Figus, che si sta stiracchiando tra le mie lenzuola. Cazzo, è figo persino quando si sveglia. Mi suggerisce il cervello in preda a una crisi di coscienza. Sei proprio bella. Non provocarmi, Balsamo, sono una mangiauomini, ricordi? Sì, davvero. Incalza mentre si impossessa delle mie labbra e ne fa ciò che vuole, mandandomi letteralmente in visibilio. Si accascia sul mio corpo nella posizione del missionario, tenta di oltrepassare le mie zone intime, ricoperte dagli slip, facendo pressione con il glande e continuando a riempirmi la faccia di baci davvero sensuali. La chimica tra di noi è pazzesca. Non ho mai provato nulla di simile. Gli chiedo di tirarmi giù le mutandine e di entrarmi dentro. Lo desidero davvero con tutte le mie forze. Sei sicura, piccola? E Sì, ti voglio adesso. se ti facessi di nuovo male? Controllati, cerca di essere dolce se proprio senti il bisogno di infierire su di me, perché ti ricordi di quella stronza, avvertimi e mi sposterò. Scusa, ti prego, non volevo offenderla. Mi è uscito involontariamente da questa maledetta bocca. Invece di alterarsi, continua in un crescendo di baci sul collo che mi provocano la pelle d'oca e mi fanno divaricare di più le gambe. Lo so, sono poco poetica, lo riconosco, ma è proprio per questo che mi piace Nile, perché compensa il mio lato rude con la sua dolcezza e con un romanticismo che mi fa perdere il fiato. Finalmente si decide a sfilarmi gli slip, allarga ancora di più le mie cosce, insinuandosi con la testa tra di loro, raggiungendo le grandi labbra e circuendole con la lingua che riesce a introdurre nella fessura. Piego distinto le ginocchia e con le mani mi aggancio alla sua testa, emettendo ansiti che pian piano si trasformano in una incessante estasi che mi trasporta in una dimensione parallela. Sento il cuore sovrastare la mia eccitazione, rendendo questo rapporto orale pura magia. Mi inarco ancora di più ai suoi movimenti. Lui percepisce il mio desiderio e la voglia di esplodere in un piacere atomico e sempre più velocemente lavora con l'intento di farmi raggiungere l'appagamento. Dopo pochi secondi, conquisto il tanto bramato piacere. Oddio, Nile, è stato bellissimo. Ti ringrazio tanto. Gli sussurro mentre la commozione e il tremore nelle mie parole lo colpiscono a tal punto da stringermi fortissimo.